Vogue 2015, giorno 22. L'argomento di oggi è parla dei tuoi bambini o della tua famiglia. Della mia famiglia non c'è moltissimo da dire, anche perché della famiglia più stretta siamo rimasti fondamentalmente solo io e mia madre. Quindi parliamo dei bambini, e no, non sono sposato e non ho figli, quindi i bambini che ho sono gli orsetti. Parliamo per un minuto di loro. Tutti gli orsetti che possiedo sono stati regalati. Non proprio tutti, 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 sono una novantina quasi, 86-87 tutti quelli che ho. Ammetto che 3 o 4 li ho comprati io. Ma tutti gli altri mi sono stati regalati per vari motivi, dalle persone che hanno letto alcuni dei miei libri e su cui avevo scritto che se avete apprezzato il mio lavoro potete mandarmi un orsetto per ringraziarmi, altri sono stati regalati dagli amici per vari motivi, per compleanno, per qualche altra cosa, per qualche cosa legata ai libri, eccetera, oppure sono stati anche 3 o 4 sono stati anche delle scommesse che ho vinto con dei miei clienti, quindi alla fine fondamentalmente è anche un gioco, però mi fa anche un po' sorridere questa cosa, no? Cioè ho quasi poco meno di un centinaio di orsetti di peluche. Pressoché tutti quanti mi sono stati regalati. E non tutti gli orsetti sono semplicemente. Non tutti gli orsetti che ho sono semplicemente dei peluche fini a se stessi, perché ne ho, a parte uno, Cosi, che è un sostituto della borsa dell'acqua calda, praticamente è un orsetto che si può scaldare 2 minuti nel microonde e rimane caldo per 5-6 ore. A parte quello, ho 3 o 4 orsetti che sono anche in qualche modo interattivi, uno con cui è possibile giocare, che si muove assieme a te, uno che è russa, uno che è inquietante, che canta Jingle Bells, quindi vi lascio sul doobly-doo il link ad alcuni dei brevi video che ho fatto per farvi vedere questi orsetti in azione. Bene ragazzi, sono Grizzly, questo era il giorno 22 del Vogue 2015, per cui come sempre vi ricordo di fare pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivervi al canale, e noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!